Amici della Camusa di Nicco, Vittorio a Brusaporto in provincia di Bergamo è un caposaldo della ristorazione italiana, un ristorante 3 stelle Michelin. Da tempo immemore si mangia... Hanno due piatti che tu dici in un ristorante 3 stelle Michelin che ci stanno a fare, perché da una parte c'è la cotoletta o costoletta orecchia d'elefante alla milanese e dall'altra ci sono i paccheri alla Vittorio, che sono dei paccheri al pomodoro. No, sono dei paccheri al pomodoro più buono del mondo. Io li ho mangiati più volte, ho avuto questa fortuna e proverò a rifarli. Allora, non fanno dei grossi misteri. Ci vogliono pomodori buoni intanto, e i pomodori buoni si trovano nella cesta. Per loro ce ne hanno tre. Io non so quelli che c'hanno loro, comunque io qui c'ho i pachino, i datterini e i fiorentini, circa 8 etti. C'ho questi, adopero questi. Poi c'ho tanto, ma tanto basilico fresco staccato dalla pianta. E anzi, facciamo una cosa, metto subito i rami del basilico, che profumo, estate, pomodori, basilico. Metto subito i rami del basilico nella padella che le roto in soffrittura, perché a me non piace usare le foglie, mi piace usare i rami del basilico, un po' acciaccati. Poi che cosa ci abbiamo? Dello splendido aglio, rigorosamente italiano. Questo mi sembra sia polesano, guardate spicchi, guardate spicchi. Che io schiaccio a mano, ci levo la camicia, l'anima è inutile levarla perché tanto poi si leva lo spicchio. Uno, non si vede una ciletta. E ce ne metto tre di questi spicchi ciccioni, va bene? Due e l'ultimo. Ecco qua. Quindi, eccola qui la padella, va bene? Poi che ci vuole? Perché c'è il trucco. Olio e sale di oliva. Questo è un parmigiano reggiano spettacolare, 24 mesi. È in busta olio ancora. E guardate questo burro che è sempre di parte del parmigiano reggiano. Guardate il colore. In che serve? Andiamo a preparare, dai, dai. In una buona dose d'olio extravergine d'oliva, fiamma bassissima, con i rametti del basilico comincio a far andare il soffritto e intanto incomincio a tagliare i pomodori in maniera molto grossolana. Li taglio in due. Non è un lavoro di concetto che richiede della tecnica. Coltello, se potete, lama a seghetto. I pomodori funzionano meglio. C'è un buonissimo odore di aglio e di basilico. Ora sta andando troppo forte, quindi l'aglio sta per cominciare a bruciare e noi questo non lo vogliamo, però ho già tagliato i pomodori. In questa maniera non si brucia più nulla. Si dà una bella girata di sale prima. Il sale aiuta a tirare fuori l'acqua dai pomodori. E ora si fanno andare a fuoco dolce, ma dolce, per almeno 20 minuti, non di meno. Ora che i pomodori hanno preso la prima passata di fuoco, sono passati 5 minuti, vedete l'acqua che hanno fatto, è già buona, tutto il basilico, guardate quant'è. Così è, con cattiveria, senza ritegno, senza riguardo, tanto poi si guarda perché non ho problemi di guscio, non ho problemi di gambe, non ho problemi di nulla. Guardate che spettacolo, mi si è ristretto bene, levo l'aglio. Qua levo i rametti di basilico e anche un pochino di foglie, perché tanto guardate, ora sono a 20 minuti, dov'è?
una ventina di minuti buoni, acidi che va, e il basilico, quello che doveva dare, l'ha dato. Preso il bicchiere del frullatore e metto dentro la salsa. Qui è rimasta una foglia di basilico, me ne farò una santa ragione, eh? Mentre lo mettevo nel bicchiere del frullatore mi è capitato di assaggiarlo, è già spettacolare così, perché c'è pomodori maturi, e da luglio c'è pomodori maturi, ovvio. Frullo. Ora lo so che cosa mi dite, se lo frulli diventa arancione, e voglio che diventi arancione, perché se andate a Vittorio a mangiare pacche, e sono arancione. Rompiamo, eh? Frullare non basta, ricordiamoci che siamo a cena in un ristorante 3 stelle Michelin e la salsa deve essere velluto, seta, una nuvola, e quindi ho bisogno di questo, di un setaccio, perché uno può frullare quanto vuole, ma non verrà mai così liscia come la fanno loro, e quindi un setaccio, eccola lì la risultante. Questo è tutto buono. E questo sono i residui. Queste sono tutte fibre, roba dura, che onestamente che non ci interessa. E qui c'è la poesia. E io mi sono macchiato. Eh sì, mi sono macchiato. Pace. Per farvi notare, si è ridotto il peso della metà. Questo vuol dire che è una concentrazione di sapore infinita. Bene, è giunto il momento di calare questi splendidi paccheri artigianali trafilati. L'acqua sta bollendo un pochino troppo, perché il pacchero vuole l'acqua che sobbolle, se no si spezza. Questi hanno 16 minuti di cottura, quindi ci vediamo tra 15 minuti esatti. Ci siamo quasi, è quasi cotta la pasta, manca un minutino e quindi si finisce la cottura nella salsa. Guardate questi paccheri che meraviglia sono. Avendoli messi quando l'acqua sobbolliva e non bolliva, non tutti, ma la maggior parte sono rimasti integri, perché il segreto è quello. Ce n'è un altro, eh? No, non ce n'è più? Non ce n'è più, eccolo, l'avevo visto. Poi un goccino di acqua di cottura. E adesso, finché il sugo non si ritira, un minutino e poi si mantica. Eccola qua, cotta perfetta, con il sugo tirato. Fuoco spento. Qui ho il burro, questi saranno quanti? 60 grammi di burro di frigorifero, perché come per il risotto deve essere di frigorifero, il parmigiano per 24 mesi, appena grattugiato, e ora si manteca. Ed è qui che Vittorio ha creato una magia. La dovrei portare in tavola, però un assaggino glielo devo dare, dai. Eccolo, un paccherino, giusto così per dedizione. Quando la materia prima è buona, e vi abbono tutto, via.